Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo vlog backstage al volante di un'auto. Questa volta siamo alla guida della nuova Ford Focus Active che i due belli imbusti qui dietro di me hanno ritirato qualche giorno fa da Roma, tutto quanto per voi. Abbiamo appena finito di fare le riprese per quanto riguarda il video Focus Infotainment che avrete già visto, se non l'avete fatto il link è qui in alto nelle schede. Ovviamente abbiamo fatto un test drive, ma adesso io voglio sapere da Bart e da Peppe le loro impressioni con la nuova Ford Focus Active. Prima però di sentirle iscrivetevi al canale, attivate le notifiche con il campanello e se vi va date uno sguardo ai nostri account social, Facebook e Instagram. Non riesco a parlare oggi. Com'è andata la Focus Active in viaggio? Bene, bene, mi è piaciuta parecchio. Poi c'è un sistema, diciamo, infotainment davvero molto molto bello, fatto bene. Con un impianto stereo Bang & Olufsen, davvero suona cioè bellissimo, anche se è già 600 watt, mi aspettavo di più, però veramente i bassi sono molto profondi. Poi il Sync 3 funziona bene, mi è piaciuta molto. Poi questa tra l'altro è la versione Copilot 360, quindi che c'ha il parcheggio automatico, fighissima, forse avete già visto le nostre storie, e anche la guida quasi autonoma, quindi che ti mantiene l'auto in traiettoria. Bella, mi è piaciuta molto. E Giuseppe invece? Per quanto riguarda le sensazioni generali dell'auto, i suoi consumi, le sue prestazioni, possiamo tranquillamente dire che è un motore molto elastico. Mm-hmm. Per quanto sia soltanto 1.500 di cilindrata, 120 cavalli, è riuscito tranquillamente ad affrontare un carico di 4 persone con bagagli al seguito e con una media generale che è andata intorno ai 110, 120, 130 km, mai oltre. Siamo stati tranquillamente al di sotto dei 5,5 litri ogni 100 km, quindi veramente veramente buono. Poi tra l'altro ci ha aiutato anche il cambio 8 marce automatico nuovissimo di Ford, che è stato veramente intelligente e molto fluido nelle cambiate. Ragazzi, stiamo per accendere la macchina a distanza, vediamo come reagiscono quelle persone. Abbiamo appena finito di filmare dei b-roll molto succosi con piccoli dettagli dell'auto, dettagli grandi, badge, schermi e robe varie. B-roll per il test drive che voi avete sicuramente già visto. Stamattina abbiamo registrato le scene in voce fuori campo, quindi tutta quanta il discorso sulla Focus. Adesso stiamo tornando a casa, domani, perché ci dobbiamo riposare, perché domani sarà una delle giornate più toste, perché faremo le scene parlate in presa diretta, quindi scene di guida. Spero che non faccia troppo caldo. Una nuova giornata di riprese, ci riflettiamo nello schermo dell'infotainment Sync 3. Abbiamo montato l'attrezzatura perché ragazzi da oggi si fa sul serio. Oggi filmiamo le scene parlate, filmeremo... ma è tutto buio? Stiamo filmando anche un altro video Car News su un'altra auto e siamo pronti a partire. Anche per oggi non ho vloggato tanto, devo dire, però se avete visto le nostre Instagram Stories, il profilo lo trovate qui, vi siete goduti qualcosa del nostro backstage. Abbiamo fatto tutte le scene parlate, dovrebbe essere... C'è gente che ci sta osservando. Ci osservassero, qualcuno ci osserva di là. Abbiamo fatto tutte le scene parlate come si deve, spero che il risultato sia almeno decente, spero di aver parlato bene nel video. Abbiamo fatto qualche altro b-roll e domani andiamo a Polignano a Mare, che è la location principale del nostro test drive. Fate caso all'albeggiare e all'orario a cui ci siamo visti, quindi ci siamo svegliati almeno un'ora fa. Stiamo andando a prendere Giuseppe. Una speranza che arrivi presto. Una speranza che arrivi presto. Sono le 5:21. Siamo tutti molto stanchi, ma dobbiamo iniziare questa giornata di riprese. Drive anche questo alle 6 del mattino, calibrare
i gimbal, calibrare la reflex e tentare di recuperare file corrotti. Il ponte, allora, ragazzi, stiamo andando a girare sul ponte, il ponte più famoso di Polignano. Faremo dei b-roll dinamici, parte nella Citroen di Enzo come camera car. Speriamo escano delle belle scene per il nostro test drive. Ma con chi stai parlando? Con i nostri spettatori, Enzo. Sì, ma a cosa? Al vlog, Peppe sta vloggando. Ah, ok, ciao vlog. Ciao vlog. Salve signor vlog. Oh Bart, mai messo a focus? Ma non sembra focus. Monotono dirlo, ma è la verità. Allora, sapete dove vorrei stare in questo momento? Prova a chiuderla. I costruttori puntano sempre più sui piccoli crossover. È ciò che ha fatto anche Ford, che però non ha dato vita dal nulla a un nuovo modello. Vedete questo parcheggio? L'ho fatto io. O meglio, non l'ho fatto proprio io. L'ha fatto la Focus con la funzione di parcheggio automatico, che è stata la conclusione del nostro video test drive. Una conclusione penso piuttosto originale, mi sono divertito, per quanto la Focus mi abbia fatto leggermente spaventare, perché quando vai in retromarcia frena un po' troppo tardi, l'abbiamo rifatto 3 volte, però è stato divertente, dai. Va bene Bart? Sì, sì. Ma questa volta sono nascosto nei sedili posteriori, perché oggi filmeremo un video relativo ai consumi della macchina. Qui c'è una telecamera, davanti ce n'è un'altra più piccola, e Bart e Peppe saranno i protagonisti di questo video. Se vi state chiedendo perché siamo in un bar con la Focus parcheggiata invece che noi alla guida, con noi qui seduti con un computer, è perché ragazzi stiamo prenotando i nostri voli per andare a Francoforte. Come annunciato in uno dei video precedenti dei nostri car news, mi sa che era quello sull'Audi Q3 Sportback, andremo al salone di Francoforte di quest'anno a settembre, e quindi WeDrive va a Francoforte. Siamo andando a prendere Peppe. Siamo quasi arrivati. Perché oggi portiamo... Questo potrebbe tra l'altro essere un addio. Non ne sono sicuro, fammi alzare il finestrino. Non ne sono sicuro, ma potrebbe essere un addio, perché poi tra domani e dopodomani la macchina tornerà a Roma e... Da sola. Da sola, perché ha la guida autonoma di livello 2, come abbiamo detto nel test drive, se siete stati attenti. Però, quindi abbiamo deciso sabato pomeriggio di portarla all'autodromo di Binetto per vedere un po' la situazione, farci un giretto e tenerla un po' esposta per vedere le persone cosa ne pensano, sperando che si avvicinino. Anche se in realtà, andando in pista a vedere le auto racing, non penso che questa sia l'auto più interessante che già ci sarà. Siamo arrivati in autodromo con la Focus. No, lì, mettila al centro. Sì, sì. No, no, che fallimento. No, ma perché non ci riesco? A vedere anche questa volta. Basta. È appena arrivata una Focus ST della scorsa generazione e stiamo facendo vedere la nostra Active con il nostro bel loghino ai proprietari. Devo dire, li attira parecchio gli sguardi. Forse sarà perché è alta, perché i LED o per gli adesivi di WeDrive, voi che ne dite? Il nostro pomeriggio qui a Binetto è finito, quindi ci apprestiamo a tornare alla Focus Active. E per ora è un saluto, un addio, diciamo così. Fare i LED.
perché poi dopodomani già la riportiamo a Roma per prenderci una sorpresina. Voi restate connessi sui nostri account social per vedere tutte le storie dietro le quinte. Questa non è stata una grande accensione, infatti neanche l'avrete sentita, dal 1500 diesel 120 cavalli, però è stata un'auto valida, una degna compagna di viaggio. Speriamo che i video fatti con questa Focus Active vi siano piaciuti. In tal caso fatecelo sapere qui sotto nei commenti, spolliciando questo video e tutti gli altri video e condividendoli con i vostri amici. Trovate la playlist intera nelle schede e sotto nei commenti in descrizione. Iscrivetevi al canale, aggiungete WeDrive alle vostre iscrizioni con il campanello per ricevere le notifiche, e se vi va seguiteci anche sui nostri account Facebook e Instagram. Ciao! Enzo, dov'è Enzo? Ciao! Al prossimo video! Esatto!